tipologia di video per l'attenzione, la concentrazione e la memoria d'eccellenza. Ho preparato quattro giochi, quattro attività che riguardano solo ed esclusivamente il cervello, la memoria, la concentrazione e l'attenzione, che sono di un livello molto interessante. Due sono facili, due sono astuzia. Grazie Nella. PS, poi ho aggiunto un giochino in più, diciamo, perché so che ad alcuni da voi, di voi, mi avete detto che vi è piaciuto tipo il fatto di ritornare un po' alle vostre origini negli scorsi video, eccetera. Non mi dilungo oltre perché vi vedo già che vi state un po' distraendo. Vi chiedo, prima di continuare, un'ultima cosa per evitare di perdere tutti i prossimi video: iscrivetevi in modo tale che, e attivate la campanella in modo tale che non perdete nessun contenuto insieme a me. Io ho iniziato l'attività, non potete stoppare questo video, non potete fare una pausa, non potete distrarvi e non potete assolutamente perdere l'attenzione. Iniziamo subito nel primo gioco della prima attività, e questo ho voluto appositamente associarlo al colore azzurro, che come vedete sono un po' i mood e le vibes di questo video, a parte il mio vestito rosso che è favoloso. Allora, io ti faccio vedere una selezione di ben quattro numeri, stai attento, ben quattro numeri, e tu mi devi dire qual è il numero più grande. Stai attento perché a un certo punto io farò un livello un po' più difficile, non è facile come sembra. Stai attento e ricordati che la velocità per me oggi sta al primo posto, quindi tu devi rimanere concentrato, altrimenti perdi e vinco io. Iniziamo subito, mi devi dire qual è il numero più grande. Ok, dimmi il numero più grande. Ok, dimmi il numero più grande e il numero più piccolo. Thank you.
ti faccio vedere delle parole e tu mi devi dire il numero di vocali e il numero di consonanti che ci sono. Facciamo un esempio. Io ti mostro la parola roccia. Roccia ha una, due, tre consonanti e una, due, tre vocali. Quindi tu alla fine dell'esercizio mi dovrai dire la parola roccia ha tre consonanti e tre vocali. In questo modo tu avrai, diciamo, superato lo step e avrai fatto giusto, avrai detto correttamente. Questo ormai l'ho già fatta io. Quindi andiamo avanti. Rispetto ai numeri di prima, anche per, diciamo, far sicuro, cioè per essere gentile, ti lascio qualche secondo in più. Iniziamo. Numero consonanti, numero vocali. Ok. Prossimo. Numero consonanti, numero vocali. Ok. Prossimo, voglio solo sapere quante vocali ci sono. Quante vocali, ok? Anche qui. Quante vocali ci sono? Quante vocali? Ok. Sicuro? Ok. Dimmi un'altra parola che ha le stesse vocali, quindi voglio sapere una parola che contiene A e O, per esempio, asso. Può andarmi bene come risposta, ovviamente non puoi dire asso. Quindi quante vocali ci sono? Ok, mi dici una parola che ha queste vocali. Scusa. Aspetta, può andarmi bene. Quante lettere ci sono? Ok. Quante lettere ci sono? Ok. Io ho preparato ancora altri tre. Essere risposte.
Adesso passiamo al prossimo programma dove abbiamo 5 giurati, un commentatore a bordo campo, una presentatrice, due opinionisti che si chiamano Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale, dei concorrenti ballerini, dei maestri Gabriel Garco, Giadalini, Pasquale La Rocca, Luisella Costamagna, Alessandro Egg. Zanicchi, cosa vi dicono questi indizi? Qui lo sapete solo se lo guardate, perché sennò, cioè, ovviamente non ce la facciamo. Resto qui. Ok.
Concentrato. Julia.